Bene, torniamo in diretta. Adesso mi è venuto a trovare proprio un amico. Tra un po' poi riprenderemo con le richieste musicali. È Renato Scozzari. Eia, Ciao Fabio, ciao Renato. RTR 99. Come stai, Renato? Benone, benone, da tempo che non venivo a Roma e oggi è stata veramente splendida, una giornata bellissima. Allora, tu sei qui nel mio programma perché c'è da dire ai nostri ascoltatori di un disco, un tuo disco. Quanti ne hai fatti intanto? Allora, intanto siamo al terzo CD. Al Questo è il terzo terzo CD, CD, sì. questo è il terzo CD. Tu però fai una musica un po' particolare. Infatti, musica intanto strumentale. Mi hanno definito world synth music in quanto sono tastierista, suono le tastiere e uso le tastiere come se fossero un'unica voce, quindi. Che poi è un po' tipico di chi fa musica strumentale, no? Non, perché la voce molto spesso viene considerata uno strumento, Infatti, tu non la infatti. usi, ma usi più profondamente, Esattamente, casomai, Fabio. altri strumenti, un altro Esattamente, sì. strumento. Ma tra l'altro, siccome in passato succedeva pure che cantassi, e qualcuno mi ha detto: "Ma tu hai una bella voce, come mai non canti?" Ho detto: "Ma in realtà non è vero che non canto. Intanto, prima di tutto, i brani mi sono venuti così strumentali. Abbiamo visto che questa linea va, è andata benissimo in tutto il mondo. E ho seguito questa linea e poi in realtà appunto non è vero che non uso la voce perché praticamente la voce viene usata prolungamento del braccio e suono gli strumenti e poi non perché sono tastierista suono soltanto pianoforte, organo, strumenti classici, posso usare i suoni, i synth quindi utilizzare anche chitarre elettriche, classiche, sax, archi, eccetera. Come si definisce quindi la tua musica, oltre che strumentale? Questo ho capito. Possiamo dire New Age anche? Sì, assolutamente sì, anche New New Age, sì. Age, che cos'è esattamente la New Age? Ma alcuni pensano che New Age è legato al fatto. Infatti devo stare attento certe volte quando uso questo termine. Alcuni pensano New Age è strettamente legato al fatto che sono santoni, cose mistiche, cose del genere. In realtà io parlo con le note del cuore, per questo dico New Age, questa per me è la New Age. E come nasce una tua composizione? Ma intanto nasce nella splendida Sardegna da dove mi sono trasferito da 2 anni, io sono di Mi origine sembra già un italiana, bel punto di partenza. assolutamente. Dove Poi, sei esattamente? ma sono a 50 km da Cagliari, in collina, in riva al fiume, però lo sai, lì hai dei paesaggi bellissimi e quindi hai una totale ispirazione in questo senso. Quindi Perché nasco da serve, solo, immagino. assolutamente, E tu scusami. componi più di giorno o di notte? E succede che compongo più Vedi? nel pomeriggio, sì. Senti, Eia, Eia, giusto? sì. Bisogna stare attenti qui con queste Eia. pronunce. Eia che cos'è? È un chiaramente è un CD che io ho sentito, mi è piaciuto molto, devo dirti. Raccontami com'è nato e poi ascoltiamo qualcosa. Intanto Eia ha una gestazione praticamente di 4 mesi. Ho fatto una pre-produzione a settembre, ho cominciato a registrare il 30 ottobre, ho finito a gennaio. È un album molto acustico, pieno di orchestre, ci sono due brani di overture, ci sono brani dove ci sono chitarre classiche, ma c'è anche un brano rock progressive. Tutto suonato da me ai synth, addirittura sono andato a lezioni da un mio amico che suona il violoncello per farmi spiegare com'era giusto suonare gli archi sulla tastiera per rischiare di non sbagliare, no? E poi come predisporli nello spettro armonico. E così è nato Eia, è anche diciamo, a me mi hanno definito un meraviglioso ponte musicale tra le due isole, la Sicilia e la Sardegna, no? E quindi Eia è definitivamente il catenaccio tra queste due isole. Eia in sardo vuol dire sì. In albanese vuol dire giungere ed è il sunto musicale di questo CD che praticamente dice sì, giunge l'inverno a riscaldare i nostri cuori davanti a un bel camino acceso e racchiude tutto quello che è l'inverno. Allora, vogliamo ascoltare qualcosa? Sì, c'è il singolo che va per ora, Sì. il primo estratto da Eia che è A Race to the Horizon. Adesso lo ascoltiamo, eh? Adesso lo ascoltiamo, era partito in sottofondo e lo troviamo qui, ecco il singolo.
Ecco qua, abbiamo ascoltato questo pezzo. Uno dice, ma c'è la New Age, oddio, sarà una cosa un po' lenta, quasi ho paura di addormentarmi. Invece si scopre, no? Si scopre, una verve. Sì. Sì, sì, è vero, è vero. Probabilmente perché nel passato ho suonato, è un po' da band questo CD, dice, me lo sono suonato io così come lo volevo, forse suona da band questa volta, proprio che in passato ho fatto parte di vari gruppi e quindi ha questa sonorità da band. Il tuo strumento principale? Il strumento principale è il pianoforte. Pianoforte. E i sinti. E i sinti. E i relativi sinti. Senti, questo disco e anche comunque il resto della tua discografia, dove lo possiamo trovare? Allora, intanto è già dal 9 marzo disponibile su tutti i canali digitali di distribuzione, i vari iTunes, Amazon, eccetera, distribuito in tutto il mondo da Tronos Digital di Sassari, che è la stessa rete azienda. E poi da aprile sarà disponibile nei vari negozi di tutta Italia. Senti, una curiosità, che fermento musicale c'è in Sardegna? C'è un bel fermento musicale. Cioè, anche se molto folcloristico, loro sono molto attaccati al folklore, molto attaccati al folklore. Però ho trovato un bel fermento musicale, assolutamente sì. Anche se sono un po' distaccati anche rispetto per esempio alla Sicilia, no? Però devo dire, ho trovato un bel fermento musicale. Sono un attimino orientati sul loro folklore, questo sì. Vabbè, questo certo, ma... Però, Io ricordo un'intervista che feci tantissimi anni fa a Marisa Sannia, e dissi che qualcosa circa il dialetto, e lei giustamente, no, mi disse, no, dialetto, la lingua. La lingua. Senti, progetti per l'estate, cioè tu porti in giro questo sì, CD? Sì, non vedo l'ora di portarlo in giro, stiamo organizzando i concerti, ma non solo in Italia, perché sono richiesto anche all'estero, ho avuto dei contatti per andare in Francia, in Europa, in genere, addirittura in Australia, insomma. Ben, quest'estate ti salutiamo e te ne vai in giro. Sì, sì, no, perché starò un anno e mezzo, dopodiché un anno e mezzo a fare concerti. Ma dal vivo. Tu quando suoni dal vivo poi sei sul palco, sei da solo o sei coadiuvato? In entrambi le cose. Sono anche o con la band o comunque, come si suol dire, alla Vangelis, Jean-Michel Jarre, anche da solo con i vari siti. Perché un po' Michel Jarre, certo, si sente un po', no? Sì, riecheggia. Sì, sì, perché da ragazzino ascoltavo tutti questi grandi artisti. Infatti io dico sempre, cioè, Jean-Michel Jarre è uno che ha venduto milioni di dischi ed è uno che anche in Italia stava in classifica pure per 50 settimane. Sì. Poi dopo abbiamo anche noi perso un po' tutti, no? Certe abitudini di ascoltare un certo tipo di suono, eppure quella musica noi l'abbiamo amata nel passato. Facciamola tornare. Infatti, è vero? Giusto. Senti Renato, su Facebook sei presente ai canali su anche Facebook di divulgazione? Siamo con Onde Medie Produzioni che mi segue e poi c'è il mio sito www.renatoscozzari.net. Renato Scozzari con questo CD che vi consiglio perché poi sono quei suoni che la sera in macchina secondo me sentono veramente con grande piacere. Assolutamente è centrato. Da viaggio. Sì, sai cosa mi dicono? Viaggio con la tua musica, ma non solo in senso metaforico, cioè proprio viaggio in macchina con la tua musica. Senti, facciamo viaggiare un po' i nostri ascoltatori con l'altro pezzo e ci salutiamo. Che cosa sentiamo? L'altro pezzo è Hermanos, che è dedicato a dei miei amici spagnoli e infatti in estate andrò a girare il video di questo brano a Barcellona. Benissimo, allora senti caro Renato, noi faremo ascoltare un po' di tuoi pezzi, okay, grazie. Se li sfrutteremo pure un po' ogni tanto, anche quando parliamo noi lo possiamo mettere un po' in sottofondo, però io vorrei dire ai nostri ascoltatori che questo CD è un CD sicuramente che vale, allora noi da oggi ti seguiamo, va bene? Grazie RTR99, grazie Fabio di cuore. Grazie, io tornerò qui tra un po' con le vostre richieste musicali, grazie Renato. Grazie, arrivederci.